Amici di Calcio Passo, io mi faccio di solito delle domande in pausa pranzo, perché sai, a stomaco pieno poi si ragiona meglio. E mi chiedo, perché il mercato in Italia è così settoriale? Perché, tranne quelle squadre che fanno comunque attività di scouting importante, come l'Udinese, come il Sassuolo, come la stessa Atalanta, e ci vanno a trovare dei nomi, magari ai più sconosciuti, che poi si rivelano essere piccoli campioncini e ci fanno anche un grandissimo favore per quanto riguarda il fantacalcio, perché è tutta gente che noi compriamo a poco e poi chiaramente c'ha un rendimento invece importante. Perché i grandi club invece si vanno a infognare sempre sugli stessi nomi? Mi viene in mente adesso l'esempio di Lukaku. Perché Inter e Juve si stanno a scannare per forza su Lukaku? Magari alla Juve non interessa più di tanto, non lo so, questa è una cosa che non capiremo mai. Però perché andare a infognare, a fare le aste su un giocatore quando il mercato mondiale è pieno di attaccanti? Perché? Perché la Roma, a cui serve un terzino destro, perché Kasdorp ormai è bello che è bocciato, sento sempre gli stessi nomi, che poi sono nomi che sento lì da anni. Ma oggi è riuscito fuori Zappacosta, che per carità è un buon giocatore. Ma abbiamo sondato il mercato, non dico mondiale, perché magari europeo, per vedere se c'è qualcos'altro che magari si può prendere a un prezzo ragionevole? Allora, oggi io stavo guardando un po' così qualche terzino destro su Transfer Market. Mi è andato l'occhio su un certo Kenny Lala dello Strasburgo, ok? C'ha nemmeno giovanissimo, perché poi c'ha 27-28 anni e gioca nello Strasburgo, come ho detto appunto. Però sono a vedere le caratteristiche, ho visto 10 minuti dei highlights. Certo, è chiaro che io non faccio RDS, non si può comprare un giocatore guardando gli highlights su YouTube, ok? E questo ci siamo. Però voglio dire, allora a che servono le reti di osservatori, gli informatori, poi andare sul posto a vederlo, poi chiedere referenze, insomma. Queste sono attività che devono fare loro, non è che posso fare io. Questo non è male, perché comunque c'ha una bella forza fisica, una bella progressione, mette delle palle in mezzo tagliate sia di destro che di sinistro. Comunque è un giocatore, secondo me, buono. Sarebbe anche pronto per il campionato italiano, perché comunque non c'ha paura, ci mette il piede, va in contrasto, riparte, si infila. C'ha anche una discreta, ottima sensibilità al piede, per cui non fa soltanto i cross tesi, ma fa anche dei passaggi filtranti sia di destro che di sinistro, cioè classico esterno che si accentra e poi te fa il cioè sul taglio dell'attaccante te fa il filtrante, capito? Triangolo per gergo, per chi gioca a FIFA. Per cui perché non considerare, io mo non dico che a Roma devi a Kenny Lala, ma perché non considerare anche giocatori di questo genere, come ha fatto magari il Napoli l'anno scorso prendendo Malquit? E perché andasse sempre a infognare sui soliti nomi? Perché cambiano i DS, ma i nomi sono sempre quelli. Allora io chiedo a voi, consigliate anche altri nomi qua sotto, perché magari, che te posso dire, un Petraghi capita sul cacciopaccio, vede una lista di nomi che magari gli era sfuggita, non gli è venuta in mente, e va a verificare, e chiede, domanda, si informa. Quindi scrivetemi sotto degli esterni destri, non per forza giovanissimi, perché io so che voi, a voi vi piace il 19enne, il 20enne, però serve anche un po' di esperienza. Non dico che devi al 34enne, ma secondo me 26-27 anni è un'età giusta per venire a giocare in Italia. Quindi elencatemi sotto qualche terzino destro che va bene per il gioco di Fonseca, quindi buona spinta, velocità, eccetera, sacrificio e quant'altro. Un saluto e sempre caccio baccio.